Metal Wave on Air. Ogni domenica dalle 19.30 alle 22.30 su Radio Galileo. Andiamo a rispondere subito al telefono. Pronto? Ciao. Eccoci ragazzi, allora vi avevo annunciato precedentemente, come sempre puntuali, gli Electrical Blast qui a Metal Wave on Air. Ben trovati e benvenuti insomma a questa trasmissione. Ciao, metal grazie. Allora ragazzi, io qui ho in mano la vostra bio, ho letto tra me e me qualche riga, ma insomma non c'è molto da dire se non che siete molto giovani, avete già fatto un sacco di cose. Si fa quello che si può. Avete potuto abbastanza, insomma, non è che avete fatto poco, vedo già che avete un'esperienza al di là dello stivale, quindi siete già stati negli States o tornate negli States, giusto? Sì, siamo andati a suonare a Los Angeles in settembre, abbiamo fatto uno showcase di presentazione grazie alla Metamorphosis Production, che è la nostra etichetta discografica, e niente, siamo andati a suonare al Whiskey A Go Go a Los Angeles, che ci ha lanciati subito nell'ambiente. E beh, insomma, voglio dire, sempre un qualcosa, no, che per la maggior parte dei gruppi che iniziano a suonare, anche per quelli insomma che fanno anni e anni di gavetta, non è così semplice da realizzare. Voi siete arrivati in contatto con la Metamorphosis Production, per me è un piacere insomma poter ospitare anche i gruppi del loro roster, dopo aver ospitato insomma gruppi di diverse agenzie, però questa forse è la prima volta che se non vado errato che c'è un gruppo del suo roster, speriamo insomma anche in una futura collaborazione verso altri gruppi. Però com'è la scena dalle vostre parti? Voi siete veneti, se non sbaglio, giusto? Sì, esatto, sono a Porto Brugaro, provincia di Venezia. E niente, la scena non è molto, molto buona al momento, purtroppo. Cioè, soprattutto suonando con musica propria fai un po' fatica a venire fuori, perché c'è un monopolio delle cover, dei tributi, e non è per niente facile. Diciamo che la situazione è quella che è, ma penso che sia un po' così dappertutto, nel senso che è più facile ascoltare musica che già si conosce piuttosto che impegnarsi ad ascoltare musica nuova che non è mai ascoltato. Poi come dice sempre Ezio Greggio, c'è crisi, quindi con la parola crisi si trova una giustificazione per non far niente nella propria esistenza, quindi... Ok, senti, allora, come sono nati gli Electrical Blast, in che anno vi siete formati e cosa avete combinato, insomma? Ah, in realtà siamo abbastanza giovani, nel senso che è nato tutto dalla fusione di diversi gruppi preesistenti. È nata un po' questa voglia di fare musica inedita, di scrivere cose insieme, e niente, siamo praticamente subito entrati in studio, abbiamo registrato il nostro primo disco, abbiamo cominciato a fare qualche concerto in giro, finché siamo riusciti per fortuna ad arrivare alla Metamorphosis, con la quale abbiamo cominciato a collaborare da luglio, e ci ha dato grandi possibilità, insomma, appunto quella di Los Angeles, ma come tutte le altre, infatti siamo adesso in tour grazie a loro. Però appunto è nato tutto un po' per caso ed è andata bene, diciamo. Beh, insomma, vedo qui tra l'altro che al di là di quello fatto fino ad ora avete comunque già un planning da qui in avanti, con tantissime date ed appuntamenti anche con altre trasmissioni radiofoniche, quindi state menando di brutto. Complimenti ragazzi. Tra l'altro voi nel 2014 dovreste rilasciare il vostro nuovo CD Prevent the Dog from Barking with a Juicy's Bone, giusto? Un nome lunghissimo. Eh sì, abbastanza, anche perché mi mancava il fiato per finirlo. In realtà è già uscito il 15 novembre. Ah, avete anticipato? Sì, non so che notizie hai tu. Comunque... Allora, io questa la bio stanno per promuovere l'uscita del nuovo CD. Nel 2014 è previsto un tour in Europa. Pensavo che il disco uscisse nel 2014. No, in realtà è già uscito, cioè abbiamo già cominciato a darci sotto con le date, infatti siamo pienissimo, abbiamo venerdì questo, saremo per la prima volta in acustico dalle nostre parti a Porto Brugaro, poi apriremo Marco Mendoza, bassista di Wisnik e Thin Lizzy, a Montebelluna,
poi saremo a Trieste 2014, zona Treviso, provincia di Venezia, Pordenone, un po' in giro da queste parti. Ho capito, poi tra l'altro insomma da quello che vedo avete date pianificate fino a fine marzo. Sì, sì. Quindi stiamo lavorando per andare oltre marzo. Allora, sentite, parliamo un pochettino di questo disco, visto che è uscito, non c'è nessun tipo di anteprima da dare, ma un po' di resoconti della situazione, quali sono stati i responsi dei media, della gente, i vostri? Certo, ma diciamo che abbiamo avuto parecchie soddisfazioni, nel senso che a sentire quello che la gente che ha ascoltato il disco, che ce l'ha comprato, ha detto, abbiamo un po' nel nostro piccolo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero quello che ci è stato detto più spesso è che siamo stati bravi a mescolare più sonorità diverse. Diciamo che questo era il nostro scopo fin dall'inizio, perché il disco nasce con l'idea di mettere insieme un po' tutte quelle che sono le nostre passioni musicali, un po' tutte quelle i musicisti, i gruppi a cui noi facciamo riferimento. E per cui già il fatto che la gente ci faccia notare con piacere questo fatto, insomma, ci fa sentire importanti, diciamo, perché non è facile. Noi abbiamo sempre appunto avuto questo obiettivo di non fare tutte le canzoni uguali tra di loro. Per cui è uscito da poco, però appunto le nostre soddisfazioni ce l'abbiamo avute. Adesso bisogna lavorare e portare avanti il lavoro il più possibile. Senti, ti chiedo, come spesso faccio anche alle altre band, qual è stato il ricordo più piacevole della realizzazione di questo disco e quello meno piacevole? Quello più piacevole, diciamo che ci siamo divertiti parecchio a registrare il disco in sé, nel senso che abbiamo fatto molto lavoro in studio, per cui le canzoni non sono quelle che si sentono adesso nel disco, non sono le versioni che noi avevamo pensato prima di arrivare in studio, per cui secondo me la cosa più bella dello studio è stato proprio appunto poter fare un lavoro e poter aggiustare, far crescere le canzoni tutti quanti insieme in studio. Il ricordo peggiore non io lo so. Non ti vuoi sbilanciare, non vuoi far scontento qualcuno? Non voglio far parte, è che è stata una veramente una bella esperienza da passare tutti insieme. Cioè, forse per me registrare un disco al mese. Quindi non mi viene in mente niente di particolarmente negativo. Sono stati 5 mesi molto molto belli, molto intensi. Va bene, bene così, voglio dire, l'importante è comunque avere già un bagaglio, no? Un'esperienza da poter poi portarsi dietro quando ci saranno delle nuove esperienze, che immagino già state pianificando, o no? Ci si pensa. Ci si pensa, c'è crisi, adesso c'è crisi. Allora, sentite ragazzi, io vi chiedo insomma di pubblicizzare quelli che sono i vostri contatti principali, per chi voglia saperne di più sulle vostre attività. E poi magari presentiamo un pochettino il pezzo che poi ci sentiamo a fine intervista. Ok, allora per cercarci basta digitare Electrical Blast su Facebook e troverete la nostra pagina direttamente. Poi vi potete mettere in contatto con la Metamorphosi Production cercando semplicemente Metamorphosi Pro su Facebook e troverete i loro contatti. La promozione, il lavoro che fanno per noi e per gli altri gruppi che hanno nel loro roster. Ho capito. E poi io qui in piastra ho già pronto il vostro singolo 1984. Esatto. Cosa è successo nel 1984? 1984 è la canzone ispirata da 1984, il libro di Orwell. E siccome è un libro che ha folgorato me e la cantante del gruppo, siccome ci ha folgorato nella lettura, è stato uno di quei tipici libri che ti cambia la vita. Pensavo che nell'84 ci fosse stato qualcosa di vostra esperienza, qualche vostro ricordo narrato. Siamo un po' più giovani.
Ho capito. Anche perché nell'84 c'avevate 5-6 anni, immagino, più o meno, o No, no? io sono del 91. Mamma mia, mamma mia! Vabbè, ragazzi, io purtroppo da quarantenne ho un po' il senso della distanza alla lunga. Va bene, ragazzi, quanto sono vecchio, ragazzi, che brutta cosa. Vabbè, allora, voi siete giovani, dovete suonare, dovete presentarvi e fare, insomma, presentatemi questa canzone. Che cosa ci volete dire con 1984? 1984 è una dedica personale a George Orwell e al capolavoro del libro che ha scritto. Invito tutti quanti a leggerlo perché a me personalmente ha cambiato la vita. E, niente, con questa canzone gli rendiamo omaggio e niente, ascoltatela e leggete il testo. Perfetto ragazzi, noi ci salutiamo qui, speriamo che questa intervista possa essere stata registrata dai nostri potenti mezzi, anche se questa sera purtroppo la tecnologia non è della nostra, ma insomma, cioè, ci proveremo e eventualmente ci risentiamo online in condivisione, via. Anche se sono vecchio, insomma, qualche cosa di tecnologico me lo porto dietro ancora. Ok. Ok ragazzi, in bocca al lupo per il Grazie. vostro futuro, ci sentiamo la vostra 1984, questi sono gli Electrical Blast, ciao! Ciao.